Il notaresco suona la sesta sinfonia e si conferma in testa alla classifica al pari della Recanatese. Non è stata una prestazione particolarmente brillante quella dei rossoblù, ma sicuramente efficace al cospetto di una squadra, il Tolentino, che ha provato in tutti i modi a cercare il pari. Solidità e concretezza, le armi che hanno permesso a Capitan Salvatori e compagni di espugnare il della vittoria, facendo esultare ancora una volta a fine gara i propri tifosi al seguito. Recupero lampo per Pomante, che torna subito tra i titolari, formazione tipo dunque per mister Vagnoni, che si gioca la carta blando trequartista, mossa che risulterà vincente. Il Tolentino parte bene e in velocità prova a mettere in difficoltà la difesa rossoblù, che si fa trovare sempre attenta. Al primo affondo, al nono, il notaresco passa, blando recupera un pallone e al limite, dopo essersi creato un varco con una finta d'alta scuola, batte con un tiro preciso Bucosse, trovando il suo primo gol in stagione. Grande esultanza per i giocatori ospiti vicino alla panchina. I marchigiani non ci stanno e dal ventesimo sono accese le proteste per una rete annullata su segnalazione del primo assistente a Palmieri. Nervosismo che caratterizzerà il resto della contesa. La prima frazione è praticamente tutta qui, con la compagine di mister Vagnoni che prova a ripartire con Cancelli, che si fa apprezzare per un lavoro prezioso a tutto campo. Difesa abruzzese sempre attenta comunque a non permettere ai veloci attaccanti cremisi di involarsi verso la porta avversaria. Dagli spogliatoi rientra un Tolentino deciso e dopo neanche un minuto applausi per la conclusione dalla distanza di Lupo, con palla che non trova lo specchio della porta per poco. Al quarto d'ora il cambio operato da Mosconi scuote ulteriormente i padroni di casa. Capezzani lascia il posto a Minnozzi, che al sedicesimo calcia fuori una punizione e dal diciannovesimo vede il suo tiro respinto dalla traversa. Con il passare dei minuti però la pressione del Tolentino scema, si arriva così agli istanti finali e proprio nel recupero la sfida si accende ulteriormente. Al 91esimo infatti Liguori si invola verso la porta, capitan Ruggeri lo stende e per Borriello di Arezzo non ci sono dubbi, doccia anticipata per l'atleta di casa. Stessa sorte qualche istante più tardi al 48esimo per Di Domenico Antonio, doppio giallo dopo un'entrata sulla linea di metacampo. Il recupero scorre inesorabilmente e dal 51esimo al triplice fischio finale, a braccia alzate, il notaresco esulta per un successo sofferto, voluto e quanto mai prezioso. Questa è la partita più difficile che abbiamo giocato, con la squadra che ci ha pressato. Abbiamo parlato tutta la settimana, è una partita difficile. Adesso il problema è solo questo, non prendo alibi, ma cominciamo a ragionare da prima classifica, non va bene, perché giochiamo col braccino corto, pensiamo troppo al risultato e di conseguenza non giochiamo sciolti. Invece prima, poco tempo fa, giocavamo sciolti, ci riusciva tutto perché non si pensava al risultato. Adesso si pensa inconsciamente, oddio, se pareggio oggi vado secondo e se ragioniamo così non facciamo più un punto. Oggi l'abbiamo vinta e il Tolentino meritava assolutamente il pareggio, ma al di là di questo ti ho detto, se ragioniamo in questo senso, da primi in classifica non facciamo più un punto perché pensiamo troppo al risultato e non siamo disinvolti nelle giocate, ognuno pensa a fare il competitivo, pensa a non prenderle, invece noi siamo una squadra che corre sempre in avanti, domenica abbiamo giocato contro una squadra fortissima, le abbiamo prestate nella loro area e abbiamo vinto la partita meritatamente. Oggi invece abbiamo fatto tutto il contrario perché ti ho detto, ripeto sempre questo, cominciamo troppo a pensare al risultato e alla posizione di classifica. Dispiace perché abbiamo fatto una grande partita contro una squadra che ha valori individualmente superiori alla nostra. Abbiamo giocato una partita gagliarda con principi giusti e nell'unica conclusione purtroppo hanno trovato il gol, poi a prescindere da decisione arbitrale. Noi abbiamo giocato da squadra fino al 95, abbiamo dato tutto in base alle potenzialità nostra. Dispiace, però il calcio è quello, ci possiamo consolare soltanto che il calcio è quello che ti toglie, che ti dà, magari una volta che non meritiamo potremo ottenere noi i tre punti, però loro sono una buona squadra, però penso che oggi il Tolentino è uscito al campo a testa non alta, altissima, perché i ragazzi hanno dato tutto. A posteriori, perché poi magari a fine partita è sempre facile parlare, l'avrebbe messo Minnozzi titolare? No, perché noi giochiamo con due punti, cioè abbiamo un equilibrio tecnico-tattico, non è questione di Minnozzi o di Palmiero o di Antonio, perché noi abbiamo un equilibrio e giocando con i tre punti siamo sbilanciati, soprattutto contro una squadra forte,
non è quello, non è Minozzi, è il Tolentino.